Partendo da Piazza Indipendenza, sede dell'Assemblea regionale siciliana, dopo aver percorso Corso Re Ruggero, si entra nella moderna cittadella sede della maggior parte dei dipartimenti dell'Università degli Studi di Palermo. Su Via delle Scienze, parallela a Via Ernesto Basile, si affacciano gli uffici della Segreteria Studenti, la residenza universitaria Santi Romano, che ospita gli alloggi per gli studenti fuori sede, nonché la mensa universitaria, e le strutture dipartimentali. A metà del percorso si trova l'edificio 13, sede dell'attuale Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. Le origini del Dipartimento risalgono a quasi 100 anni fa, quando fu fondato l'Istituto Superiore per gli Studi Commerciali e Coloniali su sollecitazione della Camera di Commercio e Industria di Palermo, dei rappresentanti delle banche, degli enti locali, delle case di commercio, dei docenti e dei professionisti della città di Palermo. Nacque così il primo corso triennale dedicato all'economia e commercio. Successivamente, con regio decreto, il 1 dicembre del 1936 l'istituto fu trasformato nella Facoltà di Economia, annessa alla Regia Università degli Studi di Palermo, con ben 660 studenti iscritti. Nel 1947 fu istituita la Scuola di Statistica e qualche anno dopo il corso di laurea in Scienze Statistiche ed Economiche. Il felice connubio tra economia e statistica condusse la facoltà a riconosciuti livelli nazionali e internazionali. Ad oggi i corsi di studio erogati riguardano ancora temi specifici dell'economia e della statistica, ma pure temi anch'essi attuali come le migrazioni e il turismo. La prima sede della facoltà fu in Piazza Marina, nel Palazzo dei Principi di Partanna, distrutto da un bombardamento nel 1943. Dopo essere stato ospitato provvisoriamente a Palazzo Galletti, dal 1953 al 1965 la sede fu spostata in via Marchese Ugo, nel Palazzo Cammarata, ora demolito. Dal 1965 si è definitivamente stabilita nell'attuale struttura dell'edificio 13 del campus universitario di Viale delle Scienze. In seguito alla riforma del sistema universitario del 2010, il 12 dicembre del 2012 la Facoltà di Economia diviene il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche e ad oggi conta 80 docenti, 20 membri dello staff amministrativo, 3 assegnisti e 21 dottorandi. Eroga 5 corsi di laurea, 4 corsi di laurea magistrale, un dottorato di ricerca e 4 master di secondo livello. Scopriamo insieme la struttura dell'edificio 13. Questo ha una pianta 8 che si sviluppa intorno a due giardini interni. Prevede due ingressi frontali, di cui il principale è in corrispondenza della facciata a vetri. Appena entrati, sulla sinistra, troviamo il centro stampa del dipartimento. Oltre agli usuali servizi di copisteria, questo offre agli studenti la possibilità di accedere a copie del materiale integrativo fornito dai docenti, come dispense e appunti. L'ingresso è in corrispondenza del corridoio principale. Alla sua destra si trova il primo dei giardini interni, dove gli studenti possono sostare per una pausa o anche per studiare. Alla fine del corridoio si collocano i principali uffici dell'amministrazione. Una volta entrati, nel corridoio a sinistra si possono trovare l'ufficio del direttore e del segretario amministrativo del dipartimento. In corrispondenza dell'ingresso vi è anche la prima delle tre sale lettura della biblioteca del dipartimento, questa principalmente dedicata agli studenti con disabilità, ovviamente corredata di postazioni informatiche e di comodi tavoli. Tornando al corridoio principale e dirigendoci verso l'ingresso, sulla destra troviamo una piccola rampa di scale che conduce all'aula 1. Questa è la prima delle 5 grandi aule del dipartimento, che è dotato comunque di altre 5 aulette più piccole. L'aula ha una capienza di 126 posti e una postazione docente multimediale, predisposta per la condivisione del materiale e per le lezioni a distanza. Uscendo dall'aula e tornando verso l'ingresso, proseguiamo verso un corridoio dove sono collocati gli uffici della biblioteca e sulla destra si trova il secondo dei giardini interni del dipartimento. Alla fine del corridoio, oltre alle sedi di alcune associazioni studentesche e al secondo ingresso del dipartimento, si trova l'aula Colletti. Questa era precedentemente l'aula magna della facoltà. Oggi è stata convertita in aula didattica con quasi 400 posti disposti su due livelli. Anche quest'aula, come tutte le altre aule del dipartimento, è attrezzata di una postazione docente multimediale.
Ritornando al corridoio precedente, è possibile scendere al livello inferiore. Alla fine delle scale, sulla sinistra, si trova la prima delle aule informatiche. Questa grande aula, recentemente aggiornata nelle sue dotazioni, prevede 50 postazioni PC. Sono molti gli insegnamenti erogati in dipartimento che richiedono esercitazione al computer, e quest'aula, insieme a una seconda aula con 30 postazioni informatiche e ad altre due piccole aulette, riesce a soddisfare le esigenze didattiche. Accanto all'aula, nella stessa area del livello inferiore, è ubicata un'altra sala lettura della biblioteca. Questa non solo è dotata di numerose postazioni per lo studio individuale, ma anche di un'ulteriore area attrezzata con postazioni informatiche, utili agli studenti che hanno la necessità di approfondire o esercitarsi sugli argomenti di studio. Infine, alla destra delle scale, si trovano il front office della biblioteca, dove il personale sarà a disposizione per la ricerca dei testi di studio, e la principale sala lettura, dedicata agli studenti. In totale, le postazioni di lettura del Dipartimento ammontano a 118, con un patrimonio documentario di più di 60.000 volumi disponibili per la consultazione e il prestito. Tornando al piano terra, sempre in corrispondenza dell'ingresso principale, sulla destra un altro corridoio costeggia il primo giardino interno, conducendo all'aula 3. Questa grande aula prevede fino a 240 posti a sedere per gli studenti. Accanto all'aula 1 è posta un'ampia scala che conduce al primo piano. Questo, oltre ad ospitare alcuni uffici amministrativi, consente l'accesso ad altre due aule. Il corridoio, posto esattamente in corrispondenza di quello principale del pian terreno, conduce agli uffici di alcuni docenti, ma anche sulla sinistra, all'aula 2. Quest'aula ha le medesime caratteristiche dell'aula 1, posta sotto di essa, ovvero 126 posti per gli studenti. Alla destra del corridoio del primo piano si trova l'aula 4. L'aula è gemella della sottostante aula 3 e quindi anch'essa dotata di 240 posti a sedere. Sempre lungo Viale delle Scienze, alla sinistra dell'edificio 13, si erge l'ingresso all'aula magna del Dipartimento. Questa è intitolata al professore Vincenzo Lidonni, già preside della Facoltà di Economia. L'aula ad anfiteatro si sviluppa sotto il livello stradale e offre una capienza di poco meno di 450 posti. In essa si svolgono le sedute di laurea, i consigli di dipartimento, ma anche eventi convegnistici e seminariali. Per conoscere meglio tutte le attività del Dipartimento, consultate il suo sito istituzionale, dove troverete tutte le informazioni aggiornate relativamente a eventi, alla didattica e anche i riferimenti per poterci contattare. Con l'augurio di vedervi sempre più numerosi e tra i banchi delle aule del SEAS.